tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, oggi facciamo veramente il punto della situazione sull'ultima carta rilasciata da Supercell qualche giorno fa, anzi nell'evento che è ancora in corso. Sto parlando ovviamente, lo vedete già alle mie spalle, del barile Dossa, ragazzi, questa carta che sta suscitando molti polveroni perché alcuni dicono è fortissima, altri dicono non serve assolutamente a niente. Beh, è venuto il momento di fare il punto della situazione e di capire bene come poterla contrastare, come poterla utilizzare nel nostro deck, come funziona in generale. Voglio ringraziare per prima di cominciare il video lo youtuber che ha caricato appunto questa bellissima definizione che vedrete dietro di me, veramente un ottimo video, grazie mille un sacco. Come vedete ragazzi, allora dietro abbiamo la scheda già aperta del barile Dossa, 636 il suo i suoi punti salute. Sinceramente non so bene se 0 su 800 dovrebbe essere a livello 9 credo, o a livello 8. Gli scheletrini che vengono a livello 8, gli scheletrini che vengono rilasciati sono già a livello 8, ci dice che va direttamente sulle strutture, ovviamente il barile punta direttamente agli edifici. Scusate, rilascia 8 scheletrini e il livello degli scheletri è a livello 9, una velocità media e un secondo di tempo di generazione degli scheletrini. Andiamo proprio a vederlo ragazzi, questo barile. Come vedete, se noi apriamo con il barile sulla sinistra e non abbiamo contrattacco, come vedete non ha nessun problema a raggiungere la torre nemica senza però toccarla. Ma guardate gli scheletrini, guardate gli scheletrini, che danno se non viene contrattaccato. Toglie 1400, come vedete infatti ce lo fa rivedere. Qualora non venissero riattaccate con due barili, dovremmo riuscire a tirare giù la torre. Guardate, 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 qua c'è una torre a 2400. Se noi tiriamo la zap, ma la tiriamo troppo presto, ragazzi, ce lo sto facendo rivedere. Come vedete, non ha assolutamente effetto sugli scheletrini perché c'è quel millisecondo di deploy time che invece non c'è nel barile. Come avete visto, appena toccato terra si è generato il Tris di Goblin, mentre nel barile Dossa non è così. Come vedete invece qua ragazzi, anche per il mastino fa vedere la stessa cosa, si generano automaticamente, mentre nel barile Dossa, lo stiamo andando a rivedere per l'ultima volta, la zap va usata nel secondo esatto. Come vedete anche qua è stata missata pesantemente e abbiamo buttato via 3 di Elisir, oltre che aver preso botte pesanti dagli scheletrini. Di nuovo di là un altro barile, credo ci faccia vedere adesso la zap tirata bene. Aspettiamo un attimo, aspettiamo che scende. E come vedete ragazzi, non appena sta per scendere e per aprirsi, aspettiamo un secondo. Anche il tornado è un'ottima carta per counterarlo. Come vedete lo porta indietro, fa male agli scheletrini, ma purtroppo non riesce a dare la completa distruzione di tutto. Va giocato un pochettino più indietro, vediamo se lui lo tira adesso. Ha aspettato quel secondo, che infatti è sempre relativo al deploy time. Come vedete non abbiate fretta di giocare il tornado, possiamo invece sfruttarlo a nostro favore per spostarlo un pochettino verso la torre centrale, attivarla per essere poi pronti agli attacchi successivi anche con l'aiuto del re centrale. Vediamo qua ancora che entra ragazzi, la Valchiria, un'ottima carta per andare a counterare perché con una frullata riesce quasi a tirarli giù tutti, ne avanzano solamente due. Proviamo a giocarlo un pochettino meglio sulla destra, la Valchiria, il barile scende, la Valchiria giocata nel momento in cui vanno a scendere, rot, ce li falcia tutti in un colpo solo. Andiamo avanti ragazzi, vediamo come sempre il barile che entra, spiriti del fuoco, li possiamo giocare per counterare, ma anche questi fanno male al barile. Ma come vedete hanno comunque lasciato tre scheletrini, forse giocati con un attimo di attesa. Come vedete prot, ne rilasciano solamente due e la nostra torre fa il resto. Goblin, altra ottima carta per andare a counterare il barile. Guardate come se li mangiano ragazzi, guardate come se li mangiano, non ci hanno fatto assolutamente male. Scheletri non vanno tanto bene perché loro sono molti di più, quindi sì, li fanno male, ma riescono comunque a danneggiarci abbastanza la torre, mentre l'orda di scheletri è un'ottima carta per counterare al meglio questo barilotto. Come vedete se la sono mangiata in un secondo ragazzi, la gang di Goblin, anche loro assolutamente ottimi per poterci difendere. C'è anche da dire che è molto difficile che entra così libero un barile Dossa, ma noi vi stiamo facendo vedere tutte le possibilità per andare a counterarlo al meglio. Come vedete la gang
riesce ad evitare qualsiasi danno. Mentre passiamo agli attacchi, ragazzi, una bella pushata o grinder barile d'ossa. Guardate, guardate che devasto che ha fatto lo grinder, perché il barile è stato colpito dal mega sgherro. Di nuovo barile d'ossa cimitero, ragazzi, meravigliosa. Un'altra combo solo di scheletri, lui va a counterare con un golem del ghiaccio, va a zappare, ma il barile adesso rilascia altri scheletri. Bravissimo lui a fermare anche con il tronco, ma ha usato veramente tantissimo elisir per andare. Altra combo, ragazzi, goblin barrel e barile d'ossa. Come vedete, il goblin barrel riesce a fare un po' da scudo e il barile entra, ma i pipistrelli vanno a colpire golem e barile d'ossa. Lui va con la torre inferno che va a loccare il barile, purtroppo va sul golem adesso e non ha senso giocarlo così perché non funziona bene. Con l'ice golem possiamo avere un po' di pazienza per la counterata, ragazzi, lo giochiamo centrale e come vedete con l'esplosione riusciamo probabilmente a tirare giù gli scheletri, ma non è proprio così indicato come counter. Attenzione ancora, ragazzi, andiamo a provare con il cavaliere invece, che ha cercato da 8 scheletri, mi sa che farà un po' fatica. Riesce comunque a mettersi in mezzo, subisce dei danni, ma è tutto sommato un altro gran counter. Vediamo anche il quartetto di barbari normali, ragazzi, aspettiamo un attimino, li giochiamo e come vedete sono dei macina carne, anche se gli scheletri non hanno la carne. Avanti ancora, avanti ancora, con un bel barilozzo sulla destra che ci sta per arrivare, ragazzi. Andiamo in questo momento invece a counterarlo con i pipistrelli e come vedete, ragazzi, meravigliosi questi pipistrelli che se li mangiano in pochissimi secondi, ragazzi. Di nuovo pipistrelli invece, se li giochiamo anche sul barile riusciamo addirittura a fermarlo e addirittura a tirare giù tutti gli scheletri ancora prima che entrino nella nostra area di gioco, nella nostra, sotto la nostra torre. Gli arcieri, ragazzi, altri ottima carta per andare a counterare. Come vedete non subiamo neanche un danno grazie anche all'aiuto della torre. Il bombarolo eccezionale va a distruggere, ci mette un po' tanto, però ragazzi comunque non subisce gravi danni. Il Moskvich, il grande Moskvich, ragazzi, niente da fare, niente da fare per lui, perché dovevamo giocarlo un quadratino più a destra per evitare. Loro, i fa vedere infatti giocato meglio questa volta, che rimane sulla linea di attacco degli scheletrini e come vedete subisce un terzo di vita, ma niente di più. Il mago di ghiaccio, ragazzi, guardate come rallenta il barile insieme alla torre, riesce anche poi ad andare sugli scheletri. Ovviamente un mago di ghiaccio al 3 vi fa, se non ricordo male, gli scheletri senza nessun problema. La princess ovviamente bellissima, anche la princess, se vogliamo poi provare ad attaccare, come vedete meravigliosa. Andiamo anche con il boia, un'altra carta fenomenale contro il barile, ma va giocato un pochettino meglio. Qua ha subito troppi danni, doveva giocarlo un po' dietro e aspettare. Anche giocato centrale non è male, ragazzi, guardate come va col doppio colpo direttamente sul barile e lui viene esploso. E come vedete la lama meravigliosa su tutti gli 8 scheletri, mega minion. Il mega sgherro, ragazzi, va prima sul barile e poi va sugli scheletri, riesce ad aiutare tantissimo la torre, non subiamo neanche un attacco. Beh, il drago, grande anche lui, oltre a bloccarlo e a dargli quel secondo in più per sorpassarlo, va tranquillamente a fermarlo, non subiamo danni neanche qua, ragazzi. La strega, anche lei non dovrebbe avere nessun problema nel counterarlo. Guardate, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia. Prot, gli scheletrini si spostano sugli scheletrini della strega mentre lei va a tirare giù quelli rimanenti più il barile. La strega notturna, anche lei fortissima, ragazzi, con i pipistrelli che fanno un degenero. La proviamo giocata un pochettino più vicino in modo che tutti gli scheletri gli vadano addosso. La torre ci pensa a distruggere l'altro. Mago elettrico, ragazzi, altra grandissima, potentissima carta. Qua possiamo tranquillamente giocarlo non appena vengono generati gli scheletrini, perché con la sua zap che lascia all'attacco li distrugge tutte. Cannone invece, se vogliamo invece deviarlo, ragazzi, guardate il cannone con la deviazione, andiamo a far attivare anche l'altra torre e gli scheletrini vanno ovviamente sull'edificio, le due torri vanno a terminarli. Un nuovo cannone, ragazzi, devo stare attenti a non giocarlo così, perché come vedete, ovviamente lo sapete, se lui ci apre dalla parte estrema il cannone non può assolutamente fare nulla. Mentre se invece lo giochiamo così, ragazzi, uno di distanza dalla torre e 4 dal fiume, il barile giocato anche largo viene comunque deviato dal cannone. Proviamo invece in questa fase di attacco, ragazzi, vediamo la clonazione sul barile. Barile, come vedete, viene tirato e colpito, la clonazione crolla in questo momento e 16 scheletri vanno a devastare la torre, ragazzi. Mentre qua vediamo una fase
fase di gioco molto molto interessante, fatta da Major Frummel, Project CR contro Kermit. Guardate che apre con Principe Nero e Barile a livello 9 dietro, ragazzi. Attenzione anche il quartetto di Barbari, che ovviamente non può fare nulla contro il Barile, che arriva fino alla torre, si apre e il tronco purtroppo va a tirare giù, ma riesce a counterare molto bene con il quartetto di Barbari centrale. Di nuovo parte la combo mini pecca, Barile e Mago Elettrico, ragazzi. Mini pecca contro mini pecca, purtroppo non ha la meglio, aiutato dalla torre, ma il Mago Elettrico ferma per qualche istante le due truppe. Purtroppo riesce a counterare benissimo col quartetto di Barbari e il mini pecca viene comunque tirato giù dal tronco. Chiudiamo con un Mago Elettrico da dietro e un Principe Nero a pushare e a counterare un pochettino, vediamo se riesce. Attenzione, 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 Principe Nero e quartetto di Barbari davanti, ragazzi. Può partire l'attacco pesantissimo con il nostro Barilozzo Dossa. Guardate come entra il Principe Nero, aiutato anche dal tronco. Lui adesso aprirà, esponerà gli scheletrini. Non vengono colpiti perché il danno ad area del Principe Nero ovviamente è sufficiente per tirarli giù. Mago Zap contro Mago Zap, ragazzi, in questa fase finale della partita. Guardate, 1200, siamo arrivati alla fine e lui apre con di nuovo Principe Nero e Barile Dossa dietro. L'altro ammette il mini pack, riusciamo a spostare il Principe Nero con il tronco e come vedete, ragazzi, meraviglioso il Barile che entra. Purtroppo rilascia un po' tardi gli scheletrini, ma alcuni stavano andando a colpire la torre, che rimane a 375. Andiamo a counterare con i Barbari Scelti e anche lui sta entrando molto bene col quartetto, col Barile e col Mago Elettrico, tutto condito da un tronco che può andare a tirare giù. Guardate, guardate che roba, pronto anche il nostro Barile, lasciamo pure che ci pensi la torre, ma è molto pericoloso, è molto pericoloso questo frangente, ragazzi. E come vedete tira giù la torre il Barile, rilasciato senza essere counterato. Beh ragazzi, io spero che abbiate le idee un pochettino più chiare su come funziona il Barile d'ossa, su quali carte è meglio usare per poterlo counterare. Io vi ringrazio tantissimo per essere rimasti su questo video, vi ricordo di lasciare un bel like e noi ci vediamo prestissimo! Ciao!